oltre all'assessore abbiamo anche uno molto di parte, molto di parte. Allora io, finché ce lo fanno fare e far ascoltare a voi, io lo chiamo su questo palco a patto che lui sia il più obiettivo possibile. Aiutatemi anche voi a far sì che lui lo sia. Lui è Antonio Cornacchione! Grazie, grazie, grazie Biggio, che bel applauso! Io lo giro a Silvio, lo prendo e lo do a Silvio. Questo posso farlo, sì. Non puoi dire nulla. È il presidente del Consiglio. È il presidente del Consiglio, c'è fra i suoi meriti. Allora, senti, Biggio. Allora, ascolta, Biggio, io ti devo fare i complimenti. Grazie. Perché ho notato, tu veramente parli bene e la gente ti capisce. Hai fatto un corso di dizione, probabilmente. Ho fatto la scuola del piccolo. Fatto la scuola del piccolo, quindi la gente ti capisce. È bello questo. Invece Silvio viene sempre fraintesa. C'è il fazzoletto regime, sì. È un lenzuolo, questo. Cos'è? Ha litigato con il capo dello Stato. Sì, e gli ha detto delle sirene. Sì, le sirene della sirene, ma lì non l'ha capito il capo dello Stato. Lui voleva dirgli che quando sente le sirene della sinistra vuol dire che gli ha ciulato la macchina. No, non era l'antifurto. E c'è Prodi, attenzione, perché quelle sono le sirene. Non si riferiva all'antifurto. No, invece a quello si riferiva. Tu però, caro Claudio, non ti devi chiedere quello che Silvio può fare per te, ma quello che tu puoi fare per Silvio. Ad esempio, consuma meno medicine. Perché le paga Silvio quelli? Ma non le paga, se mai lo Stato qualcuna. Vabbè, Silvio e lo Stato è sempre la stessa cosa. Vabbè, no? È sempre lì, no? Silvio è Stato, inizia per essere. E tra l'altro lui, per ripianare il debito pubblico, ha pensato di vendere le Poste. Ma no, questo è vero. E le compra lui, però. Può essere, perché se privatizza, potrebbe anche, vabbè. Si è fatto due conti. Lui dice, guardato, con tutto quello che spendo per inviare questi opuscoli agli italiani, le compro e risparmio qualcosina. I francobolli, cioè, no? Li pago, ma poi mi ritornano i soldi. Mi ha detto a Chiabondi, per ripianare il deficit, dobbiamo risparmiare sui prodotti sanitari. E Bondi cosa fa? E ha venduto il bidet. Ne ha uno solo? No, ne ha più di uno. Ah, ecco. Che lui bidet, ne ho due io, ne avrà più di uno. Sì, perché lui i bidet sono come dei lavandini, probabilmente, perché è un po' basso. Ma non fa... Lei vuol fare battute sulle... Ma no, lo difendo. Ma lo difendo, ma ogni tanto che lui ride anche lui. Ci ride anche lui, dice. Esatto. Perché Silvio è contro la prescrizione dei farmaci. Ah, no, perché... Non c'è nessun problema. Perché contro la prescrizione dei farmaci? Perché c'è l'abuso di farmaci. Tanto lui vuole. Bisogna prenderli senza prescrizione. No, esatto. Uno deve intuire che cosa. Esatto, bisogna ritornare alla medicina alternativa. Questo è giusto. Questi rimedi di una volta. Questo è giusto. Ad esempio, ti serve il calcio. C'è il digitale terrestre. Ti serve il fosforo. C'è il pesce. Azzurro, però c'è il pesce. Messaggio subliminale. Ti serve la purga. Guarda Fassino. Ma cosa ti smuove l'intestino, Fassino? Ma fammelo dire. Salutiamo Piero Fassino, ma no, ma perché? Ma fammelo dire, mi censuri! No, cattivo comunista! Sono battute contro. Mi stai censurando! Coprolaliche sono! Tu ti intendi, ascolta! Che conto? Ascolta! Che poi Silvio e Sirchi hanno capito quali sono veramente le cause della mala sanità in Italia. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? È colpa dei medici di base. Non sono all'altezza! Ma non fa battute stupide. Allora, se fa medici di base per altezza diviso 2, cosa fa? Fa sempre Silvio. Fai, vedi che è sempre si torna fuori. Lì. E si torna, si chiude, sempre si torna lì. Antonio Cornacchione! Grazie! Ciao! E adesso, dopo i deliri di Cornacchione, deliri politico assurdi, un siciliano verace che invece si occupa di